Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in un nuovo video. Oggi raga, come vi ho promesso nel video dei preferiti, vi avrei portato un video che avevo registrato tantissimo tempo fa, o meglio un anno fa, appena eravamo tornati da Blackpool e non avevo mai pubblicato, dove vi parlo di un acquisto veramente veramente importante. Quindi mettetevi comodi e buona visione. Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi ci sarà una scommessa in ballo, perché ieri nello stand delle carte rare c'era uno che vendeva le Smoke & Mirror originali, la versione numero 3 se non sbaglio, quella bianca e quella nera, la Smoke e la Mirror. Soltanto che costano un bot, cioè costano 50 euro a mazzo, e sono stra indeciso se prenderle. E Hyde mi ha proposto una scommessa. Ti faccio un gioco. Sì. Se ti frego, se ti riesco a scoprire la carta, le compri, va bene? Ok. Ok, ci siamo? Ci siamo, ci siamo. Ci provo, Ok. Allora adesso sì, farò un ventaglio di fronte ai tuoi occhi. Ok. E tu dovrai solo guardare e ricordarti una carta, senza indicarla, toccarla. Ah, okay. Solo guarda e basta, ok. Guardi e te la ricordi, senza dirmela. Vado, eh? Guarda. Ok, ne una. Ci sei? Vuoi cambiarla? Va benissimo, va bene, va benissimo. Perfetto. Se vuoi taglia anche il mazzo. Taglio dove voglio. Taglio dove vuoi. Tipo qua, sì. Va bene. Taglia, taglia. Completa. Completa. Completa, completa. Perfetto. Ci provo. Ok. Per la prima volta, Jack, qual è la carta che tu solo hai visto? Dilla a tutti. Ho visto l'asso di picche. L'asso di picche. Sì. L'asso di picche. Ti piace, una bella carta? Ah, bella carta. Ma a sentimento? Sì. Dimmi stop quando vuoi tu. Stop. Stop, qui questa carta? Sì, questa. L'ultima carta che ho messo, questa sicuro, sì. Non questa? No, questa. Questa? No, mi sparo, no. Ovviamente tutte carte diverse, potevi ovviamente fermarmi dove volevi. Asso di picche, questo cos'è l'asso di picche? Io devo comprare quei due pacchi. Asso di picche. Ok, mi ha fregato. Jack, andiamo paga. In diverso. Andiamo. Allora, dato che ho perso la scommessa, prendi le Smoke & Mirror. Due devo prenderle, vero? Tutte e due, per forza. Sorry. Vabbè, devo prenderle anch'io, non è che solo lui. Cioè, le prende solo lui, il padrone della bancarella. This one? Yeah. Ah, ma questo? Oh, ma lo so io. Sorry, these two are reserved, so I'm sorry. We already have five of those, I mean, so I'm sorry. No, for you. You are the number one. No, I sono andate. Lui ne ha 5, ha detto. Ne ha detto che ne ha 5. È il numero 1. Pago con PayPal, così sento meno l'effetto al cuore. Signor Staffelli. Thank you. Bye. Colpo al cuore. E gli andiamo. Chi ha scorreggiato? Gli apriamo. Sì, ragazzi, le ho prese. Allora, per chi mi conosce, io sono ultra fan di Dan & Dave da sempre. E questi due mazzi sono molto molto rari e risalgono al 2007. Questa è la versione numero 3 della loro collezione Smoke & Mirror. E la versione numero 3 è appunto in due colori: o bianco, quindi Smoke, o nero, quindi Mirror. Inoltre ci sono nella collezione le V4, quelle verdi, le mie preferite, quelle blu, la quinta edizione, e le Rouge, la sesta. Questi 5 mazzi compongono la mia collezione di Smoke & Mirror originali, di cui 3 già aperti. E oggi è arrivato il grandissimo momento di aprire questi due. Ovviamente io ho anche il cofanetto Smoke & Mirror, quello uscito nel 2012, ma non ha ovviamente niente a che vedere con questi, perché queste appunto sono le ristampe e come potete vedere sono diverse, cioè hanno altri colori. Potete notare che sono diverse sia per la qualità sia per i colori, sia anche soprattutto per il design. E nell'originale sul dorso ci sono i pallini. Quindi oggi andrò ad aprire queste due e andrò a fare una sorta di confronto con le ristampe. Da quali iniziamo? Iniziamo dalle bianche, dai. Che ansia. Che belle. La scatolina è molto rigida ed è anche un po' rovinata qua. Non so perché, forse è con il viaggio, con il trasporto, tutto. Sono proprio bellissime, proprio eleganti. Sapete quando avete in mano un mazzo veramente elegante? E le carte sono così. Devono ancora proprio staccarsi bene. Sono ancora un po' tutte incollate. Questo succede se sono molto, molto vecchie le carte.
Infatti adesso le manipolo un po' e si staccano, vedi, tipo queste due sono ancora attaccate. Comunque hanno una qualità esagerata, cioè hanno proprio uno stock bellissimo. Il dorso è questo, che bello. Il logo davanti, una carta a doppio dorso. E i jolly sono questi come nelle altre Smoke and Mirror. Le figure sono così e l'asso di picche è spaziale. Andiamo a vedere quali sono le principali differenze. Mamma mia, cioè raga, non potete capire, è proprio il paradiso. Quali sono le principali differenze con la ristampa? Beh, innanzitutto notate subito il colore, non hanno appunto i pallini e dentro non hanno scritto Smoke, ma sono semplicemente così col logo di Dan & Dave. Appena apriamo le carte notiamo che il colore è simile, ma questo è più scuro, più, non so come dirti, più sul marroncino, più sul beige. Anche le facce delle carte sono più scure, come potete vedere. Questo è bianco standard, invece questo è un po' più scuro. Qua le figure sono standard, qua invece sono così molto più fighe. Qui ci sono solo due carte con la scritta Dan & Dave e l'asso di picche sembrerebbe essere uguale. Anche i jolly sembrano essere rimasti invariati, soltanto che questo appunto su carta bianca e qua su beige. Per quanto riguarda però la qualità, niente a che vedere. Cioè questa si sente che è ristampa. Calcolate che comunque queste le usate parecchio e non sono per niente male. Cioè sono veramente veramente buone. Però queste sono veramente un'altra roba. Vi faccio una sequenza cinematografica delle bianche. Ho appena scoperto che le vendono a $149 e io le ho pagate solo 50. Bene, andiamo ad aprire le nere. Vediamo come sono le nere. Che belle, cavolo. Ma sono proprio belle. No, hanno due carte diverse, perché questa è in rilievo, questa no. Che spettacolo. Anche queste sono un po' incollate tra di loro, sempre per il solito discorso. Come prima cosa troviamo l'asso di picche sfondo nero. Eccolo qua, troppo figo, sfondo nero è tantissima roba. Guardate che bello il dorso, raga, ma è stupendo. La qualità è la stessa delle bianche. Guardate che belli che sono. Jolly uguali identici, carte standard, figure uguali a quelle bianche. Si sente proprio un casino, raga. Sono spaziali, proprio un altro pianeta. Andiamo a vedere le differenze con la ristampa. Allora, come prima cosa notiamo che la ristampa è patinata e sbrilluccica, ovviamente non c'è la scritta Smoke davanti. Il bianco utilizzato è un beige e non bianco. Hanno il bollino e non hanno i pallini. Appena si aprono, come potete vedere, il bianco appunto non è bianco, ma è un po' più tendente al color panna. Scorrono molto bene anche queste, nonostante siano ristampa. L'unica cosa che non mi piace è che appunto il bianco delle facce non sia bianco, ma sia sempre questo beige. Per il resto hanno i due jolly così anche loro, l'asso di picche è uguale, e poi hanno le carte con le dud, che sinceramente non mi piacciono. Per quanto riguarda la qualità, non è male, ma quella originale è tutta un'altra roba, cioè proprio completamente diverse. Però si nota, no, questo beige, potevano farlo bianco, vabbè. L'unica cosa che non capisco è che su questi bordini qua sono un po' sbavate di bianco, ma forse perché erano appunto incollate ed è rimasto, però vabbè, quello non puoi farci niente. E vi farò una sequenza cinematografica anche delle nere. Tornando a noi, sono bellissime, sono super super felice di averle prese. La differenza con le ristampe si nota e soprattutto non mi piacciono i colori delle ristampe, sono proprio brutti. Invece questi sono tanta tanta roba. Per quanto riguarda la qualità e la telatura è proprio un altro pianeta. Quindi il mio verdetto è che queste carte sono fighissime. L'unica cosa è che costano veramente veramente tanto, ma paghi ovviamente la loro rarità e sono un pezzo da collezione. Quindi se vi capita l'occasione di trovarla a buon prezzo, non lasciatevi perdere l'occasione, perché sono tanta roba. E spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere con un commento cosa ne pensate ovviamente di queste carte. Io vi mando un mega bacio e un abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.